Dacia Duster 2023 diesel a trazione integrale nel deserto di Agadir in Marocco. Sono venuto in questa cornice di eccezione per provare questo nuovo lifting, non possiamo definirlo restyling, in un contesto veramente particolare. A livello meccanico già lo conosciamo, è sempre una conferma, ma con questo Model Year cambia qualcosa sia a livello estetico che per quanto riguarda la dotazione tecnologica. Prima di dirvi come va e di farvela vedere da vicino, però non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando anche la campanella. Vi sfido a trovare un SUV di queste dimensioni e di questo prezzo, o anche qualcosa in più, che vada meglio in off-road rispetto alla Dacia Duster. In questo momento mi trovo in Marocco, nel deserto di Agadir. Guardate che spettacolo, a qualche decina di chilometri da Marrakesh, e sono al volante della Duster 2023 che è stata leggermente aggiornata e che tra poco vi farò vedere anche da fuori. Sotto il cofano di questo esemplare c'è il motore che in questo contesto si sposa alla perfezione, cioè il 1500 a gasolio abbinato alla trazione integrale e al cambio manuale a 6 marce. A raccontarvela parto proprio dalla trazione, che è un must di casa Dacia considerando l'enorme successo che negli ultimi anni ha avuto il Duster, tanto da essere considerato quasi una vera e propria icona. Si tratta di un sistema non recente che in Dacia hanno adottato dall'esperienza di Nissan che ha fatto con l'X-Trail, e su una macchina di queste dimensioni e di questo peso, che supera di poco i 1300 kg, si trova veramente alla perfezione e riesce a togliere di impaccio anche un guidatore magari meno esperto, anche dalle situazioni che possono sembrare più difficili. Qui dal tunnel centrale si può decidere e personalizzare la distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno. C'è un albero di trasmissione fisico e attraverso questo rotore si può dire alla Duster di procedere solamente utilizzando le ruote anteriori, per cui le due ruote davanti, magari per contenere i consumi. Si può impostare la modalità di guida automatica, che lascia completamente al sistema il compito di gestire la distribuzione a seconda della perdita di aderenza delle singole ruote, oppure vi si può dire di bloccare il differenziale centrale per avere una ripartizione del 50-50 tra avantreno e retrotreno ed essere super efficace anche nei tratti più impervi. Qui poi arrivano in soccorso anche una serie di aiuti elettronici, tra cui il sistema di telecamere a 360 gradi, che ho trovato davvero comodissimo, soprattutto nelle salite più ripide, quando si arriva in cima e non si vede mai cosa c'è dopo. Qui da un tasto sulla console centrale si attivano le camere, e oltre a quella anteriore e quella posteriore ce ne sono due sotto gli specchietti laterali che inquadrano le ruote e fanno capire sempre dove si poggia l'anteriore. Per quanto riguarda il motore, si tratta del 1500 a gasolio da 115 cavalli e poco più di 250 Nm di coppia massima, che abbiamo già visto e apprezzato su molte Dacia, Renault e anche Mercedes. Si tratta di un propulsore elastico con un'erogazione lineare da più o meno 2000 giri fino ai 4. È veramente inutile andare a tirarlo più in alto, conviene cambiare marcia, che in queste condizioni e in abbinamento alla trazione integrale dà veramente il meglio di sé. Per quanto riguarda il cambio, si tratta di un 6 marce che è leggermente contrastato negli innesti, non è precisissimo, ma che sostituisce alla perfezione il sistema del riduttore, per cui non abbiamo le marce ridotte come per esempio i fuoristrada veri e propri, come può essere il Defender o anche un Toyota Land Cruiser, con le prime due marce che sono molto corte e che comunque permettono di sfruttare la coppia disponibile già da molto in basso per cavarsi d'impaccio dalle situazioni più difficili. L'unico difetto legato a questa gestione dei rapporti è l'insonorizzazione, che su questa Duster integrale a gasolio non è il massimo. Considerate che a 130 all'ora si viaggia a circa 2700 giri al minuto e si sente parecchio sia la voce del motore che il rotolamento delle gomme. C'è da dire poi, però, per spezzare una lancia a favore della Duster, che l'asfalto qui vicino Marrakesh non è il massimo. In questo test ho percorso circa 70 km, di cui oltre la metà in fuoristrada in questi scenari mozzafiato, alla Tatooine, passatemi la citazione, per i fan di Guerre Stellari, alternando tratti semplici e veloci ad altri più lenti e tecnici, tra guadi e twist, con una macchina identica a quella di serie senza alcuna preparazione e anche con le gomme M+S di primo equipaggiamento sull'integrale. Faccio una brevissima pausa perché voglio farvi vedere come cambia questa Duster 2023 da fuori e da dentro. Allora,
Qui dietro il naming Dacia con questo nuovo font ha sostituito il vecchio logo con il nuovo logo che fa capolino qui sulla griglia anteriore. Questo ha portato anche una nuova mascherina che si collega in questa zona idealmente ai fari che hanno una firma luminosa LED a forma di Y. Dentro le novità sono veramente di fino e la più importante è sicuramente il nome Dacia qui sul volante. Le bocchette hanno una nuova forma, sono ottagonali, mentre a livello di dotazione tecnologica ci sono adesso i tergicristalli automatici e gli specchietti ripiegabili elettricamente. Ne approfitto per farvi vedere una curiosità: qui non stiamo utilizzando il navigatore, ma questo telefono che ha un GPS integrato, perché non c'è campo, non prende il telefono e nel deserto è molto facile perdersi. Per il resto è la solita Duster, robusta, concreta e razionale. Compatta fuori, supera di poco i 4,30 m di lunghezza e spaziosa dentro, comoda per 4 o 5 passeggeri con un bagagliaio in linea con la media della categoria. Non può vantare materiali pregiati o superfici morbide, ma compensa tutto con piccole attenzioni come il volante regolabile in altezza e profondità, Apple CarPlay, Android Auto wireless e le 4 telecamere perimetrali. Per saperne di più sulla Duster a 360 gradi potete cliccare qui in alto a destra per dare un'occhiata al nostro ultimo perché comprarla, nell'unica versione a listino con il cambio automatico. Sarò sincero, ogni volta che salgo sulla Duster rimango affascinato da quello che riesce a fare in fuoristrada. Questa propensione all'andare bene, all'andare forte in off-road deriva da alcuni fattori. In primis dall'altezza da terra di 21 cm che è molto generosa e permette quindi di non grattare o andare a strusciare con il fondo sui dossi o in queste situazioni sui sassi più taglienti, e poi dagli sbalzi ridotti che garantiscono degli ottimi angoli sia d'attacco che di uscita. Il passo poi è relativamente corto e, unito all'altezza della terra di cui vi ho già parlato, garantisce anche un ottimo angolo di dosso. Ora sto andando a 70-80 all'ora in fuoristrada con le sospensioni che assorbono veramente di tutto, sembra di volare sulla ghiaia. Gli ammortizzatori hanno un'escursione ampia, sono molto graduali in estensione e in compressione e in queste situazioni ovviamente danno il meglio di sé. Su strada c'è un po' di rollio e anche un po' di beccheggio, ma che però vengono ampiamente compensati quando si porta la Duster in fuoristrada. Viene quasi voglia poi di andare a staccare i controlli elettronici qui con un tasto sulla console centrale e andare un po' a giocare con i trasferimenti di carico. È vero che la trazione integrale non ripartisce più coppia al posteriore, per cui rimane sempre un sistema abbastanza neutro che permette comunque un ottimo bilanciamento in generale, ma in queste condizioni e forzando la mano ci si può anche divertire in tal senso. La Duster con questa nuova brand identity è già su strada da novembre 2022, ha quindi un look e una dotazione migliorati mantenendo però il prezzo di sempre. Parte da circa 16.000 euro e arriva in questa versione diesel a trazione integrale in allestimento top di gamma, la più costosa di tutte, a circa 24.000. Il gasolio si può avere anche solamente anteriore e non mancano il 3 cilindri a benzina e il best seller a GPL. Ma adesso sono curioso, voi che cosa ne pensate della Duster? Fatemelo sapere nei commenti.